Dottore, ancora una ricerca importante dell'Istituto Zooprofilattico di Foggia. In pratica è stato accertato che il vaccino è valido anche per la variante inglese. Sì, in effetti è così. Allora, è uno studio tutto interno all'Istituto Zooprofilattico e ha riguardato proprio l'equipe Covid. Noi siamo stati vaccinati i primi di gennaio, poi abbiamo fatto la seconda vaccinazione verso la fine di gennaio. Il vaccino è il vaccino Pfizer. Dopodiché 12 dipendenti hanno fatto il prelievo tra i 7 e i 10 giorni dalla seconda vaccinazione e abbiamo dimostrato che gli anticorpi che si sono prodotti risultano efficaci nei confronti della variante inglese, perché noi verso la metà di dicembre da pazienti che provenivano dall'Inghilterra, dai tamponi dei pazienti che provenivano dall'Inghilterra dall'Irlanda, abbiamo isolato il virus, quindi abbiamo isolato il virus, l'abbiamo catturato in laboratorio e lo facciamo replicare. Per cui questo virus è molto importante avercelo a disposizione, perché noi possiamo anche verificare l'efficacia dei vaccini. Parliamo soltanto di efficacia dei vaccini Pfizer? Esatto, parliamo dell'efficacia dei vaccini Pfizer. Ora, dato che il metodo, il test della sieroneutralizzazione lo abbiamo ampiamente standardizzato, perché lo utilizziamo per definire quelli che sono i donatori di plasma da coloro che non possono appunto donare il plasma, quindi andiamo a verificare il cosiddetto titolo di anticorpi neutralizzanti. Dato che questa metodica è ormai ampiamente standardizzata, nel momento in cui avremo i sieri di cittadini che si sono vaccinati con l'AstraZeneca, faremo le stesse prove sull'AstraZeneca. Stessa cosa appunto se dovessimo isolare la variante brasiliana e la variante sudafricana, andremo a vedere se gli anticorpi prodotti nelle persone che si sono vaccinate, in questo caso Pfizer, ma in futuro speriamo anche con AstraZeneca e quant'altro, li andremo quindi a testare nei confronti di queste altre varianti per verificare se realmente sono protettivi oppure no.